legale del lavoro, no? Sì. Bene, la parola a Don Curzio Littoia, buona serata. Io ringrazio la signora Cristina e ringrazio tutti voi. E il tema è il Concilio Vaticano II e il 1968, due facce della stessa medaglia, la rivoluzione in interiore omine. Può sembrare un paradosso, cosa hanno in comune il Concilio Vaticano II e il 68, la rivoluzione studentesca. Vediamo che le cose sono molto diverse da quello che potrebbero apparire. Il grande teologo René Lorenzen ha scritto, poi citeremo l'opera in cui l'ha scritto, le richieste del movimento del maggio 1968 coincidevano con le grandi idee del Concilio, in particolar modo con Gaudium et Spes. Il Vaticano II fu la contestazione dei vescovi progressisti contro la Curia Romana. Quindi ecco che René Laurentin, un mariologo, soprattutto teologo, che ha partecipato al Concilio Vaticano II, che non era contro il Concilio Vaticano II, non era un tradizionalista come il signor Lefebvre, ha riconosciuto che ci sono delle analogie, delle somiglianze tra il maggio del 68 francese, anche noi l'abbiamo conosciuto in Italia, anzi in Italia è scoppiato ancora prima, nel 67 all'Università di Trento, i sociologi già lanciavano le idee che avrebbero poi fatto gran clamore nel maggio del 68 in Francia. Allora ecco che Laurentin ci fa capire qual è la somiglianza e l'analogia tra il Vaticano II e il 1968. Io cercherò di fare adesso un piccolo schema facendo vedere le somiglianze tra l'uno e l'altro. Come il 68 mediante la musica pop ha scatenato le passioni, il 68 ha studiato molto bene il valore della musica e quanto la musica può, per esempio la musica militare eccita l'irascibile, è marziale e spinge un uomo a combattere. La musica sensuale, rock, pop, eccita le passioni sensuali, quindi porta l'uomo alla lascivia e alla sensualità. Allora, ecco che come il 68 con la musica pop ha scatenato le passioni, così il sentimentalismo modernista ha reso la sensibilità superiore all'intelletto e alla volontà. Noi assistiamo al trionfo del sentimentalismo, l'uomo non è più un animale razionale e libero, è soprattutto un uomo che prova sensazioni e che vive di sensazioni e di sentimentalismo. Come il 68 ha cambiato la mentalità dell'uomo con la rivoluzione culturale, non è stata una rivoluzione sociale, religiosa, politica, è stata una rivoluzione che ha colpito l'individuo stesso e che è riuscita a penetrare nella mentalità, nei sentimenti, nelle passioni, quindi indirettamente nell'intelletto e nella volontà dell'uomo. L'uomo nel 68 è stato rivoluzionato, gli hanno cambiato la mentalità, le passioni, i sentimenti e quindi indirettamente l'intelligenza e la volontà, che sono diventate schiave dei sentimenti. Come il 68 quindi ha cambiato mentalità con la rivoluzione culturale, così il modernismo ha cambiato la religione in un certo senso applicando le categorie soggettive kantiane al dogma. Questa è l'essenza del modernismo. San Pio X nell'enciclica Pascendi dice che il modernismo erode e cambia come un tarlo che mangia dal di dentro un legno e un mobile, così il modernismo dal di dentro del cattolicesimo lo erode perché applica le categorie soggettive di Kant al dogma. Kant dice: Dio non si può conoscere con la ragione, noi non sappiamo se Dio esista o no, ma siccome il mio sentimento ne ha bisogno, ecco che il mio sentimento postula l'esigenza dell'esistenza di Dio, quindi sono io col mio sentimento che do l'esistenza a Dio. Voi vedete la gravità del kantismo e del modernismo applicato alla religione cattolica, questo è il modernismo e questo è il succo dell'enciclica
di San Pio X, la Pascelli, 1907, condanna del modernismo, perché applicando queste categorie soggettive al dogma rendo tutto relativo e soggettivo. La Trinità per me che cos'è? È un simbolo di amore, di sentimento, di affetto, e non sono realmente tre persone distinte in una essenza o natura divina. Allora, il modernismo è l'erosione e la distruzione da lì dentro della religione. Il 68, con le musiche pop applicate all'uomo, che hanno reso l'uomo un animale istintivo, gli hanno impedito di ragionare, ecco che ha cambiato la mentalità dell'uomo stesso. Come il 68 ha rappresentato l'assenza dei valori, la lotta contro i valori debbono essere distrutti, non esiste più Dio, patria, famiglia, verità, ragione, vero, bene, male, eccetera, tutti i valori, ebbene l'assenza dei valori ha rappresentato il 68, l'anima del 68, così il modernismo, con la sua teologia debole, fondata tutta sul sentimento e il sentimentalismo, non più sulla ragione, come San Tommaso d'Aquino, che mediante la rivelazione, la tradizione e la ragione teologica arrivava a delle conclusioni teologiche con un sillogismo, ci dava la verità e la spiegazione perfetta di quello che è la fede cattolica. Come il 68 rappresenta un nuovo stile di vita, la moda, i balli, le musichette, il rock, così con il Novus Ordo Missae del 1968, la riforma liturgica, il sacerdote che non prega più diretto verso Dio, ma rivolto verso il popolo, ha rivoluzionato completamente la mentalità religiosa dei cristiani. Vedremo poi in cosa è consistita essenzialmente questa rivoluzione liturgica del 1968 a Pisa, perché Paolo VI promulgò il Novus Ordo Missae, la nuova messa, la messa detta davanti con la faccia rivolta al popolo come fanno i protestanti, ha cambiato la mentalità religiosa dei cattolici. Come il 68 con l'antropocentrismo, l'uomo, antropos, è il centro di ogni cosa, non è più Dio teocentrismo, non è più Dio il centro di ogni cosa, ma il centro è l'uomo, così il modernismo con il culto dell'uomo è uno dei capisaldi della teologia, della filosofia modernista, è arrivato alla teologia della morte di Dio. Il modernismo quindi porta alla morte di Dio, alla teologia della morte di Dio, come il 1968, sempre mediante l'antropocentrismo, è arrivato tramite la psicanalisi e lo sfrenamento delle passioni a dichiarare che Dio è morto, come aveva detto Nietzsche nei primi del Novecento. Nietzsche diceva: dov'è Dio? Dio è morto e siamo noi che lo abbiamo ucciso. Allora vedete le analogie che si riscontrano tra il 68 e il Concilio Vaticano II. Queste analogie che aveva messo ben in vista il teologo René Laurentin. Lui ha parlato soprattutto della Costituzione Gaudium et Spes. Se noi andiamo a studiare questa Costituzione, vediamo che al numero 22 essa recita: nel Verbo, in Gesù, la natura umana è stata anche in noi, in ognuno di noi, alzata a dignità sublime, perché con l'incarnazione il Figlio di Dio, Gesù, si è unito ad ogni uomo. Vedete, questo è un errore che porta al panteismo, perché Gesù ha unito a sé il Verbo, la sua natura individua, la natura individua di Cristo, aveva una sola natura umana. Qui ci si vuol far credere che con l'incarnazione il Figlio di Dio, il Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità, ha unito a sé tutte le nature di tutti gli uomini. Io ho la mia natura umana, lui la sua, la signora Vedina ha la sua natura umana, ed ecco che il Verbo incarnandosi ha unito a sé tutti gli uomini.
Allora voi vedete come l'antropocentrismo nicciano in un certo senso è stato fatto proprio dal Concilio Vaticano II. E padre Fabbro ha scritto col Concilio e con la rivoluzione conciliare l'antropocentrismo diventa l'asso pigliatutto. Tutto gira attorno all'uomo, non più attorno a Dio, ma attorno all'uomo. Questo punto della Gaudium et Spes è stato esplicitato da Giovanni Paolo II in tre encicliche. Io cito soprattutto la prima, Redemptor Hominis, del 1979. Al numero 13 scrive: con ognuno, con ogni uomo, il Verbo si è unito per sempre. Quindi anche se uno fa un peccato mortale, noi sappiamo per la dottrina cattolica che se io commetto un peccato mortale, caccio Dio dalla mia anima. La mia anima muore spiritualmente. Invece qui ci si dice, con ognuno il Verbo si è unito per sempre. Quindi anche il peccato mortale non rompe l'amicizia con Dio. E noi sappiamo che c'è stata un'eresia di origine, l'apocatastasi, origine del 250 d.C., il quale diceva che alla fine, dopo un certo periodo, dopo la fine del mondo, anche i diavoli e i dannati si sarebbero convertiti, sarebbero usciti dall'inferno, l'inferno sarebbe finito, sarebbe stato distrutto e tutti sarebbero entrati in paradiso. Allora voi vedete, questo, questo lo diceva Origene. Origene è un grande teologo del 250 d.C. Questa dottrina di Origene è stata ripresa soprattutto da von Balthasar, da De Lubac, da Danielou, i grandi periti che hanno fatto il Concilio Vaticano II, che erano stati condannati da Pio XII nel 1950, quando scrisse l'enciclica Humani Generis, il 12 agosto del 1950, e condannò la Nouvelle Théologie, la nuova teologia, la quale metteva l'uomo al posto di Dio, le categorie kantiane soggettive al posto del dogma cattolico. Allora vedete l'analogia che pian piano all'inizio poteva sorprenderci. È esagerato equiparare il Concilio al 1968, a una rivoluzione fatta dai capelloni, dagli hippie, dagli studenti che non volevano studiare. Il Concilio Vaticano II è stato un concilio della Chiesa, c'erano i vescovi, c'era il Papa. Come si fa a equiparare il concilio con il 1968? René Laurentin ce lo ha detto, abbiamo visto le varie analogie molto in un panorama schematico, adesso vediamo in maniera più specifica quello che dice Gaudium et Spes, e voi avete visto l'equivoco che fa Gaudium et Spes, e poi Giovanni Paolo II, che ha collaborato alla stesura di Gaudium et Spes, approfondisce e spiega in un'enciclica il significato di questo decreto conciliare. Con ognuno, quindi con ognuno di voi, si è unito per sempre il Verbo, quindi anche se commetto il peccato mortale, non mi separo da Gesù. Noi sappiamo che se io sto in grazia di Dio, credo e osservo i 10 comandamenti, Gesù sta nella mia anima, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Se commetto un peccato mortale, caccio Dio dalla mia anima, rompo con Dio. Preferisco la creatura al creatore. E questa è la definizione del peccato mortale, definizione che dava San Tommaso d'Aquino. Aversio ad Deo, conversio ad creaturas, dare le spalle a Dio per preferire e convertirsi alle creature. Allora ecco, con ognuno si è unito per sempre, l'uomo senza eccezione alcuna, ogni uomo, anche quando non ne è consapevole. Noi sappiamo che per fare il bene bisogna saperlo e volerlo, come per fare il peccato ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso. Lui dice l'uomo senza eccezione, anche quando non ne è consapevole, dal momento in cui viene concepito sotto il seno di sua madre, si unisce a Dio, ogni uomo, senza eccezione e per sempre. Voi allora vedete, non c'è più stato di peccato mortale, non c'è più dannazione eterna, non c'è più inferno eterno. Al numero 9 dice, il Papa scrive, Dio si avvicina ad ogni uomo dandogli il tre volte santo spirito di verità.
Quindi ogni uomo riceve per sempre, anche se non lo sa, anche se non lo vuole, lo Spirito Santo, la grazia santificante. Al numero 54 scrive: il Verbo si è unito ad ogni carne, ad ogni creatura, specialmente all'uomo. Quindi non solo all'uomo, ma ad ogni creatura. Questo ricorda il Cristo cosmico di Teilhard de Chardin, il famoso gesuita che diceva che il mondo viene dal nulla c'è stata la materia, dalla materia c'è stata un'evoluzione verso la scimmia, dalla scimmia verso l'uomo, l'uomo tende al Cristo cosmico. Il Cristo cosmico è l'unione di Gesù con tutti gli uomini. Quindi ecco che il fine di Teilhard de Chardin è il panteismo o pancristismo. Gesù Cristo fa una sola cosa con tutto il mondo, con ogni creatura, non solo con l'uomo, ma con tutta la creazione, con tutto il mondo. Dio è immanente al mondo, prosegue Giovanni Paolo II, e lo vivifica dal di dentro. Quindi non si parla di presenza, Dio è presente dappertutto, è onnipresente, perché è infinito. L'immanenza esclude la trascendenza. Dio è qui, però è realmente distinto da noi e ci trascende infinitamente perché è il nostro creatore, è un Dio infinito. Se si parla di immanenza o di immanentismo, si esclude la trascendenza, Dio distinto dal mondo, che lo trascende, lo sorpassa infinitamente, essendo lui creatore e noi creature, noi esseri finiti e mortali, Dio essere infinito e immortale, e quindi ecco la porta aperta al panteismo, Dio coincide col mondo. Dio è l'anima mundi, Gaudium et Spes, rappresenta quindi il trionfo dell'antropocentrismo e il culto dell'uomo, ciò che accomuna la rivolta del 68, la rivolta della filosofia nietzschiana, freudiana, junghiana, marxista, della filosofia postmoderna, quella che ha scavalcato anche l'idealismo di Kant e di Hegel, ed ecco che l'uomo nel 68 prende il posto di Dio. E l'uomo cerca, come voleva Nietzsche, di uccidere Dio e di mettersi lui al posto di Dio. Voi vedete, è lo stesso peccato che ha commesso Lucifero. Lucifero ha detto: non serviam, io basto a me stesso, non ho bisogno di riconoscere Dio, di obbedire a Dio, mi rivolto contro Dio, e ha preferito, rivoltandosi contro Dio, essere precipitato all'inferno e lì continuare la sua rivolta contro Dio, piuttosto che sottomettersi a Dio e mediante questa umile sottomissione arrivare al paradiso e alla felicità eterna nel Regno dei Cieli. Come si può commettere un'azione ad occhi aperti che ci porta all'inferno eterno e che ci porta alla rottura definitiva con Dio per affermare il nostro io? Questo è un mistero di iniquità. Vedete, Lucifero non ha peccato per fragilità. Una persona beve e bevendo bestemmia. Bestemmia per fragilità, perché è schiavo del vizio dell'alcol. Una persona ha uno scatto d'ira e malmena un'altra persona. È un peccato grave, ma fatto per fragilità umana. Lucifero era un angelo, non conosceva nessuna fragilità. Ed ecco che scientemente ha preferito affermare se stesso, sapendo che avrebbe perso la beatitudine eterna del paradiso e che sarebbe stato scagliato all'inferno, il quale non esisteva ancora. Dio l'ha creato allora in quel momento e ci ha scagliato Lucifero e gli angeli apostatici che lo hanno seguito nella sua rivolta. Nel 68 l'uomo prende il posto di Dio. L'uomo vuole uccidere Dio e dice la morte di Dio. Dio è morto, grida Zarathustra. L'uomo va cercando Dio, Dio non si trova più. Dov'è Dio? Noi l'abbiamo ucciso, noi uomini l'abbiamo ucciso. E noi uomini dobbiamo prendere il posto di Dio. Ecco la volontà di potenza di Nietzsche che porta l'uomo a prendere il posto di Dio come Lucifero avrebbe voluto prendere lui il posto di Dio, come il diavolo, che è la scimmia di Dio, scimmiotta Dio, vuole farsi adorare dall'uomo, il satanismo consiste in questo, e l'uomo adorandolo prende il diavolo per il suo Dio.
allora il diavolo è soddisfatto quando l'uomo adora il diavolo come se fosse Dio. Allora vedete, come diceva padre Cornelio Fabbro, l'antropocentrismo diventa l'asso pigliatutto. A partire dal 1960 la teologia da teocentrica è diventata antropocentrica, ha messo l'uomo al centro di ogni cosa. Così la nuova liturgia, il prete guarda l'uomo, non guarda più Dio, non è più un rito teocentrico, ma è un rito antropocentrico, in cui il prete dialoga, parla con gli uomini, non pensa più a Dio. Il tabernacolo è messo da parte, Gesù è nascosto, è dimenticato, il prete non pensa più che sta offrendo il sacrificio a Dio, si rinnova sull'altare il sacrificio della croce di nostro Signore Gesù Cristo, ma è il presidente dell'assemblea che dialoga e discorre con gli uomini che assistono a questo rito antropocentrico. Un altro punto del Concilio Vaticano II è la collegialità episcopale. Che cosa significa? Prima si sapeva benissimo che Dio ha scelto come suo vicario Pietro, i successori di Pietro, i papi, i vescovi di Roma, perché San Pietro è morto a Roma sul Colle Vaticano, sono i vicari di Gesù Cristo. Allora ogni potere nella Chiesa viene da Dio direttamente al Papa. Il Papa è scelto dal collegio dei cardinali, prima dai parroci di Roma, attorno all'anno 1000 dal collegio dei cardinali, però il potere non viene dato dai cardinali al Papa, ma il Papa lo riceve direttamente da Dio. E allora ecco che il vescovo invece riceve la giurisdizione e il potere di governo sulla sua diocesi dal Papa. Dio tramite il Papa dà il potere al vescovo. Il vescovo di Trento riceve giurisdizione sulla sua diocesi di Trento dal Papa, da Dio ma tramite il Papa. Il Papa invece la riceve direttamente da Dio. Quindi il Papa è il capo di tutti i vescovi, di tutti i sacerdoti, di tutti i fedeli. Il vescovo è sottomesso al Papa e il vescovo ha giurisdizione sulla sua diocesi soltanto, il vescovo di Trento, solo e soltanto a Trento, può uscire al di fuori di Trento, ma lì non ha nessuna giurisdizione. Allora voi vedete come la collegialità episcopale, la quale pretende che il vescovo abbia il potere direttamente da Dio e non tramite il Papa, e che il Papa e i vescovi abbiano quasi lo stesso potere, formino un collegio episcopale in cui il Papa è un primus inter pares, non è il capo che ha un primato di giurisdizione, lui su tutti i vescovi che sono subordinati, è un episcopato subordinato alla monarchia papale, e vedete come la collegialità episcopale sia un attentato alla monarchia petrina e papale, come Gesù Cristo l'ha avuta. Gesù Cristo ha detto: tu sei Pietro e su questa pietra, su di te, io fonderò la mia Chiesa. Non ha detto: tu Pietro e gli apostoli siete la pietra sulla quale io fonderò la mia Chiesa. Col Concilio Vaticano II si è preteso di dare ai vescovi il potere equivalente a quello del Papa, quindi di equiparare i vescovi al Papa. Sono errori vecchi, già attorno al 1600-1700, con la fine del grande scisma 1400, noi assistiamo all'errore dell'episcopalismo o del conciliarismo, in cui il concilio e i vescovi riuniti in concilio o sparsi in tutto il mondo hanno lo stesso potere che ha il Papa. Quindi il Papa non ha un potere di giurisdizione diretto sui vescovi, ma ha un potere simile a quello dei vescovi e deve sempre cointendere con i vescovi, deve sempre chiedere il loro parere prima di fare qualsiasi azione. Allora ecco la collegialità episcopale, è un'avversione contro il primato monastico del Papa. È simile quindi alla rivoluzione studentesca, che ha rappresentato l'odio contro l'autorità, contro la famiglia, contro il padre, contro lo Stato, contro la Chiesa, contro il maestro, contro il professore.
il 68 noi assistiamo a questa esplosione di rivoluzione, l'egualitarismo si contesta all'autorità. Qualsiasi autorità essa sia, gli studenti hanno contestato i professori, i figli hanno contestato i genitori, i vescovi hanno contestato il Papa. Questa è la collegialità. Allora si capiscono le parole di Laurentin, non sono parole dette a caso. Le richieste del movimento del maggio 1968 coincidevano in larga misura con le grandi idee del Concilio, in particolare con Gaudium et Spes. Del resto il Vaticano II fu la contestazione dei vescovi progressisti contro la Curia Romana, vale a dire contro il Papa. Questo l'ha scritto nella Crisi della Chiesa e il Secondo Sinodo Episcopale, Brescia, Morcelliano, 1969, pagina 14. Mario Capanna ha scritto un libro, formidabili quegli anni, quelli del Concilio e del 68, Rizzoli, 1968. Marco Boato, contro la Chiesa di classe, la Chiesa di classe sarebbe la Chiesa gerarchica, il Papa che ha un potere monarchico sui vescovi, il vescovo che ha potere su tutti i preti e tutti i fedeli della sua diocesi. Provenivano da ambienti ecclesiali filoconciliari. Non sono nati comunisti rivoluzionari extraparlamentari, sono venuti dall'Azione Cattolica, dall'Associazione Universitaria Cattolica, dalla cosiddetta FUSI. Capanna, in un'intervista all'Avvenire, l'organo dei vescovi italiani, della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, il 20 marzo del 1998 ha detto: passavamo notti intere, è per quello che poi gli ha dato di volta il cervello e sono diventati rivoluzionari che hanno sparato, a studiare i teologi di frontiera del Vaticano II, Rahner, Schildebeck. Vale a dire, nel Concilio ci sono stati dei teologi modernisti più radicali, più modernisti, Rahner, Schildebeck, che hanno fondato una rivista che si chiamava Concilium, poi ci sono stati degli altri teologi modernisti più moderati, tra i quali si annoverano Danielou, De Lubac, von Balthasar e purtroppo lo stesso Ratzinger, che durante il Concilio si è battuto fortissimamente, come giovane sacerdote aveva 39 anni, per la collegialità episcopale, contro il primato monarchico del Papa. Poi, col passare del tempo, ha rivisto in parte le sue posizioni, ha riconosciuto in parte i suoi errori, ma all'inizio, da giovane sacerdote, lui parteggiava fortissimamente per la collegialità episcopale, non per un episcopato subordinato al papato, ma per un episcopato eguale, coevalente al potere del pontefice romano. Quindi costoro passavano le notti intere e poi il giorno dormivano o facevano la rivoluzione a studiare i teologi di frontiera. Non Ratzinger, non De Lubac, non Danielou, ma Rahner, Schildebeck, Küng, alcuni dei quali sono stati poi ripresi anche dopo il Concilio. Noi assistiamo a questi periti, grandi teologi che hanno fatto il Concilio, che erano stati condannati da Pio XII nel 50, erano stati allontanati dagli insegnamenti. Purtroppo Giovanni XXIII nel 60 li chiama in Vaticano a fare il Concilio Vaticano II, poi c'è una specie di scissione, di rottura tra costoro, quelli estremamente progressisti, estrema sinistra, Rahner, Küng, Schildebeck, e quelli moderatamente progressisti, Ratzinger, De Lubac, von Balthasar, Danielou, ma tutti egualmente modernisti, chi più e chi meno, però il minimo comune denominatore che li accomunava era il modernismo. Roberto Beretta ha scritto nel libro Il lungo autunno contro storia del 68 cattolico, Milano Rizzoli 1998, leggendo i testi del 68 si scopre che erano pieni di citazioni di Lumen Gentium e Gaudium et Spes, sono i due decreti principali sulla Chiesa nel mondo moderno e la Chiesa in sé del Concilio Vaticano II, dell'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, molto progressista, e della Populorum Progressio di Paolo VI. Quindi
quelli che hanno fatto il 68, che poi hanno sparato, hanno fatto le barricate, hanno tirato le pietre contro la polizia, venivano da ambienti cattolici, soprattutto in Italia, e si erano abbeverati alle fonti del Vaticano II e alle fonti ancora più inquinate di questi teologi estremamente progressisti. Paolo VI all'Angelus del 13 luglio del 69, quando l'uomo andò sulla Luna, ha detto: l'uomo in questa impresa si si rivela gigante, divino, onore all'uomo, alla sua dignità, al suo spirito e alla sua vita. Quindi vedete lo spirito antropocentrico di cui era animato purtroppo Montini. Qui noi non mettiamo in discussione l'autorità del Papa, perché in un Angelus è un discorso che il Papa fa come dottore privato, non impegna l'infallibilità e può dire delle cose non conformi alla dottrina cattolica. Qui ci fa capire lo spirito antropocentrico, il culto dell'uomo che animava la persona di Giovanni Battista Montini, che poi come Papa, quando ha dovuto decidere se dire sì o no alla contraccezione, pur se personalmente come uomo era favorevole alla contraccezione, come Papa ha scritto la Humanae Vitae, in cui ha detto no, non è lecita la contraccezione e è un metodo gravemente peccaminoso. Si commette peccato mortale se si utilizzano gli anticoncezionali artificiali. Allora, il teocentrismo è rimpiazzato dall'antropocentrismo. Il Concilio Vaticano II in questo è simile al 68, non è identico, ma è simile. C'è una certa antropolatria, il culto dell'uomo. Vedete, Paolo VI, onore all'uomo, l'uomo gigante divino, onore alla sua dignità, al suo spirito. La dignità dell'uomo è una dignità quasi infinita. Bisogna dargli onore e inchinarsi al culto dell'uomo. Il culto dell'uomo invece è stato descritto da San Pio X nella prima sua enciclica e Apostolatus Cathedra del 1904, se potete spegnere i telefoni, scusate tanto, è stato definito come il carattere distintivo del regno dell'Anticristo. E infatti Pio X si domandava: la nostra epoca è talmente impregnata del culto dell'uomo che noi ci chiediamo se il figlio della perdizione, l'Anticristo, non sia già nato e sia in mezzo a noi. Allora, se era latente nel 1904 l'antropocentrismo, nel 1968, con questo discorso di Paolo VI, non solo è diventato esplicito, ma è salito al vertice della Chiesa. È quello che ha detto lui stesso: il fumo di Satana è entrato attraverso delle fessure all'interno della Chiesa e Satana è salito al vertice stesso della Chiesa. Lui stesso lo ha riconosciuto. Paolo VI è una persona che lascia perplessi un po' un giano di fronte, da una parte dice una cosa e poi però dice non l'ha frenata. Non l'ha frenata, è come se dicessi: guardate signor Stanza, e poi continua a parlare con voi e noi moriamo tutti soffocati e bruciati. Sarei una persona sconsiderata. Se davvero c'è del fuoco, signori, c'è del fuoco, corriamo e chiamiamo i pompieri, prendiamo dei secchi d'acqua, spegniamo il fuoco. Paolo VI ha riconosciuto che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, è arrivato al vertice, ma non ha fatto nulla per spegnere questo incendio. Anzi, ha condannato proprio quei prelati e teologi ortodossi che si battevano per spegnere questo incendio, mentre ha promosso quei vescovi che erano stati condannati da Pio XII, che avevano questa teologia antropocentrica, tipo Danielù. Danielù è stato fatto da lui arcivescovo e cardinale di Parigi, ha fatto la fine che ha fatto, ma molto di più il grave è la dottrina di Danielù. La dottrina di Danielù è una dottrina infarcita di poligenismo. Quindi il culto dell'uomo, l'uomo è sempre unito a Dio, l'inferno, se esiste, non è eterno, non ci si danna per tutta l'eternità. Allora vedete come pian piano quella che sembrava una
mutata. Un eccesso paragonare il Vaticano II, un concilio della Chiesa, al 1968, pian piano cominciamo a capire quali sono le analogie. Antropolatria, culto dell'uomo, agnosticismo, indifferentismo, nichilismo, morte di Dio, morte della ragione, sentimentalismo, non si ragiona più, si parla col cuore, come a ragionare col fegato, non si ragiona col cuore, si ragiona col cervello, si ama con il cuore, e distruzione di ogni morale. La morale fa male. Padre Gabriele Allegra diceva, in certe ambiguità liturgiche, disciplinari, nel pluralismo teologico, io ci vedo la presenza del diavolo. Questo è stato riportato in un libro edito nel 2005 dalla libreria editrice Vaticana, Le memorie di Fra Gabriele Allegra. Allora, la teologia modernista è adogmatica. La teologia dogmatica dà fastidio, divide, pone delle divisioni tra noi protestanti. Noi cattolici crediamo alla transostanziazione, i protestanti alla companazione. Sono due dogmi molto diversi. Allora lasciamo da parte tutto ciò che divide, il dogma, la teologia dogmatica, e cerchiamo di vedere ciò che ci unisce. Agiamo assieme, preghiamo assieme, facciamo le marce della pace assieme. È agerarchica, l'odio per la gerarchia, odio che noi riscontriamo nel 68, si dice di voler ritornare a un cristianesimo delle origini e ci si presenta un Cristo come un rivoluzionario, una specie di Che Guevara del 30 d.C. Gesù Cristo è il capellone con la barba lunga che vuol fare la rivoluzione dei poveri contro i ricchi, nulla di più falso. Allora, questa è stata l'idea che hanno presentato in quegli anni, vi ricordate il film Gesù Cristo Superstar, in cui si presenta questo Cristo che canta canzoni beat in inglese, che è un rivoluzionario, non è qualche cosa di originale, ma esprime ciò che i teologi modernisti avevano messo nei decreti del Concilio Vaticano II. L'esplosione del sentimentalismo religioso protestante con il modernismo nell'ambiente ecclesiastico. Poi viene il Novus Ordo Missae, 1968, promulgato nel 69. Ha calato in pratica i principi del Concilio Vaticano II per deformare la fede dei cristiani, il culto dell'uomo. Dio è messo da parte come la presenza reale. Uno entra in chiesa, gli viene spontaneo andare a pregare davanti al Santissimo Sacramento. Ma il tabernacolo è messo in una cappellina laterale, nascosto. Certe volte non c'è più il conopeo davanti alla porta del tabernacolo, il lumino rosso, sempre acceso, non c'è, sì e no è rimpiazzato da una lucetta bianca, e manca soprattutto il conopeo, che è la parte più importante liturgicamente per segnare la presenza reale di Gesù. E allora ecco che si è cominciato a deformare la fede dei cristiani con il culto dell'uomo. Nella messa si parla piuttosto di cena, di assemblea e non più di sacrificio. Il sacerdote che offre un sacrificio a Dio e i fedeli che tramite il sacerdote offrono il sacrificio di Gesù a Dio Padre, no, è un'assemblea in cui il sacerdote, presidente dei fedeli, parla, colloquia con loro, ricordando memoriale ciò che Gesù fece 2000 anni fa. Come nel 68 si è cambiata la mentalità dei giovani con la musica, con la moda, con i rotocalchi, non più con i libri, con i volantini, così il Vaticano II ha cambiato la mentalità dei fedeli con la nuova liturgia, che ha davvero stravolto la mentalità dei cattolici, con le musichette beat che hanno rimpiazzato il gregoriano. Il gregoriano è una musica armonica, melodica, che porta l'anima a lasciare questo mondo e ad innalzarsi verso Dio, invece queste musichette sincopate, si vedono i fedeli che fanno così, battono i piedi, non pensano più a Dio, ma come se stessero in una discoteca. Purtroppo è così. La messa cora un popolo, no.
il sacerdote deve guardare Dio, e i fedeli devono tramite il sacerdote offrire il sacrificio a Dio. Non è che il sacerdote manchi di educazione ai fedeli dando loro le spalle, no, ma loro uniti al sacerdote come il guerriero in generale che parte in prima fila dà le spalle ai suoi soldati, i quali non si sentono offesi ma lo seguono nella lotta contro il nemico. Così il sacerdote offre l'ostia, il sacrificio a Dio Padre, e i fedeli dietro il sacerdote, mediante il sacerdote, offrono il sacrificio di Gesù che si rinnova realmente sugli altari. Vediamo anche gli ornamenti liturgici che sono stati rinnovati. Si vedono specialmente questi orribili ornamenti color arcobaleno, che è il colore dei pacifisti e peggio ancora. I vescovi hanno indossato dal 2000 in poi questi ornamenti liturgici molto brutti, sembrano dei pipistrelli, non è più la pianeta romana, e con questi colori che sono colori anticristici, anticristiani senz'altro. Così la moda moderna, le minigonne, i blue jeans, eccetera, gli shorts, che hanno rimpiazzato la sana moda femminile prima del 1968. Nelle chiese si assiste ad una nuova architettura tutta orizzontale. Voi vedete una chiesa antica, è tutta verticale, vedete il gotico, pensate un momento al Duomo di Milano, che si erge, sembra che voglia toccare con le sue guglie il paradiso. Ebbene, fa pensare davvero al raccoglimento, un'anima che si avvicina, che entra in quella chiesa, è colpita e raccolta e vuol tendere e parlare con Dio. Le chiese di oggi sembrano delle palestre, e sono brutte, costano tanti soldi, sono fatte di cemento armato, ma non esprimono più la verticalità, la trascendenza di Dio, sono orizzontali e sono immanentistiche. Quindi si ritorna all'antropocentrismo ancora una volta. Dal sentimentalismo al panicomunismo, abbiamo visto quello che è successo a Sisi, 86, fino al 2016, Buddha è stato tolto in una chiesa di Assisi il crocifisso, e sul tabernacolo i monaci buddisti, al quale è stata data dal Vaticano questa chiesa, hanno messo la statua del Buddha. Allora vedete, sentimentalismo, antropocentrismo, panecumenismo, l'essenziale è sentire soggettivamente qualche cosa di vagamente spirituale, che non è il dogma cattolico ben definito, ma si trova nel subconscio di ogni uomo, di ogni fedele. Allora, a me piace il Buddha, e quindi io in chiesa metto Buddha al posto della croce, un altro si sente piuttosto eccitato sentimentalmente dal crocifisso, e quindi si mette davanti la figura di Gesù in croce. Ma Gesù e Buddha stanno tutte e due sullo stesso piano. Tutti possono pregare, tutte le religioni possono pregare assieme, perché non c'è più diversità di unica vera religione che adora il Dio uno e trino, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, incarnazione, passione e morte di Gesù, e che invece ritiene gli altri dei, le altre religioni, religioni false. Qui si arriva alla libertà delle false religioni, dignità di umane persone. E la gravità del modernismo è che cerca di trasformare la Chiesa pian piano da di dentro, segretamente, come un tarlo che erode un tavolo, tramite il cantismo unito al dogma, avvelenandolo, come abbiamo visto prima. Il nuovo ordine mondiale di cui si parla molto oggi, si vuole rendere il mondo succube di una sola super grande potenza. È quello che vorrebbe fare l'America di Trump, soltanto che ha trovato come ostacolo la Russia di Putin. Una Russia che è ritornata alle sue origini cristiane, che si erge contro questo leviatano americano laicizzato. L'America porta avanti soprattutto tre grandi valori, protestantesimo, massoneria e giudaismo anticristiano, talmudico. Il giudaismo che ha condannato a morte il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi si assiste a questa grande lotta
dell'uomo contro Dio, lotta che ha toccato l'apice civilmente nel 68, religiosamente nel Concilio Vaticano II. Dopo di ciò, come ai tempi di Noè, restava solo il diluvio di acqua, ora, come ha detto la Madonna ad Akita, apparendo a Suor Agnese nel 1973, ci sarà un secondo diluvio, ancora più brutto del diluvio universale ai tempi di Noè, perché allora scese l'acqua dal cielo, adesso scenderà il fuoco dal cielo. Il peccato dell'uomo di oggi è universale, l'uomo non se ne pente più, Dio ci dà anche dei segnali, quello che è successo in Spagna, per dire ritornate a me, io perdonerò i vostri peccati, ma l'uomo non ha nessuna voglia di ritornare a Dio, è impregnato da questa filosofia antropocentrica, per cui è nella adorazione narcisistica di se stesso. Io mi scuso se ho parlato un po' troppo, chiudo qui e cedo volentieri la parola all'Avvocato Agisi. Però tutto questo secolarismo, gran fenomeno che possiamo chiamare anche secolarismo, l'ha permesso la Chiesa? Purtroppo sì. Questo, sì. E noi siamo le vittime. Sì.